Sabato 1 agosto una ventata d'aria fresca ha fatto tappa a Malonno, non solo per il temporale che si è abbattuto in alta valle nel tardo pomeriggio, bensì perché la cittadina camuna ha ospitato i campionati giovanili a staffetta di corse in montagna. Un evento che per qualche ora ha saputo rubare la scena ai runner elite protagonisti di Pistri Vertical e Fletta Trail. Impegnate in capogara su due percorsi differenti, le categorie cadetti e allievi alle quali si sono accompagnate le gare open per le classi ragazzi e ragazze. Alcune delle società più blasonate del mountain running tricolore si sono infatti date battaglia nel suggestivo sito minerario di Malonno in uno straordinario mix di saliscendi, strade bianche, asfalto e sentieri boschivi con la zona del cambio posta in Piazza Repubblica sotto il portale del Fletta Trail. Al termine di una giornata carica di adrenalina, trionfare tra gli allievi è stata la podistica Valle Varaita, mentre tra le allieve è successo per le trentine dello Sport Club Merano. Tra le ragazze è da segnalare il quarto posto di Federica Occhi, portacolori dell'Atletica Valle Camonica, mentre tra i ragazzi il secondo posto per Cristian Benzoni dell'US Eronio. Una società, quella bergamasca, protagonista assoluta nel risultato più eclatante di giornata. Grazie alla coppia composta da Nicola Morosini e Nicola Zani, l'Unione Sportiva Eronio si è infatti laureata campione d'Italia tra i cadetti con 29 secondi di vantaggio su Mont Saint-Martin. Una vittoria sudata, faticosamente conquistata e perciò largamente festeggiata, mentre tra le cadette tricolore appannato dell'Atletica Valle di Cembra. Questa flotta di ragazzi e ragazze venuti a Malonno per fare questa gara, davvero siamo felicissimi, non ci aspettavamo questi numeri, ma questo vuol dire che c'è voglia di tornare alla normalità, anche se normalità vera non lo è, però c'è voglia di gareggiare, c'è voglia di tornare a fare sport come si deve, e oggi è veramente stata una grande giornata di sport, perché questi ragazzi danno tutto e hanno dato tutto, li vedi al traguardo quando si buttano a terra. Siamo davvero felicissimi per questo campionato italiano, per esserci riusciti. I percorsi che i ragazzi hanno affrontato sono due percorsi davvero interessanti qui su Malonno. Partenza arrivo Piazza Repubblica. Poi li abbiamo nominati il mini trail del Minatore, quello per i cadetti, 2,5 km, dove abbiamo girato intorno alle nostre miniere storiche della Ferromin, andando a toccare una polveriera storica, e lì 2,5 km, una bella salita tosta e poi giù a rotta di collo ancora in paese. Gara allievi invece è il mini trail delle Corne, perché passiamo in località Corne, anche lì una salita davvero impegnativa, davvero ripida, da vera corsa in montagna, e poi via anche una discesa bella tecnica, il tutto con 4 km di sviluppo.